Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Parma Cantanzaro, trentunesima giornata del campionato di Serie B. Eh, cominciamo con le domande del collega di Parma Today, Guglielmo Truppo, per il nostro allenatore Fabio Pecchia. Buongiorno, mister. Ben... Ciao, buongiorno. Ben trovato. È stata una pausa lunga, è stata una pausa breve. Che, come ha trovato i ragazzi, soprattutto quelli che sono andati in giro, mi pare che il Parma abbia, eh, avuto, abbia ricevuto da questa pausa delle belle notizie. No, è effettivamente è stata abbastanza lunga, ma questo un po riguarda tutti, riguarda tutte le squadre, è, è un'attesa, chiaramente c'è voglia di riprendere, per quelli che sono stati in nazionale c'è stata comunque la possibilità di, di giocare, di avere, al di là poi del... Ha, ha mandato dei messaggi, per esempio Miai l'ha detto all'80% ormai è fatta vecchia, che cosa pensa a livello di percentuale? Non lo so chi ha parlato, sinceramente queste percentuali e quelle cose. Ehm, invece bisogna tenere là la, lo sguardo rivolto a quello che è la, è la partita di la prossima gara, lo sguardo rivolto sul, eh, sul discorso di voler giocare per vincere, di una squadra che vuole. Eh, provare a vincere quattro partite di fila io lo sposterei lì l'obiettivo perché questo è il nostro lo sguardo deve essere rivolto lì e tutte le attenzioni, tutte le nostre forze devono essere rivolte alla prossima gara, al Cadanzaro. Le faccio l'ultima domanda da parte mia: è stata una settimana veramente eh, lunga segnata dal caso acerbi Juan Jesus Io le chiedo se mh, anche. Tanto cosa, cosa, cosa ne pensa no, a proposito del razzismo nel calcio? Se anche lei a volte, perché il razzismo non è solo, eh, per esempio, anche tra terrone, piuttosto che è un, <ride> è un insulto razzista, secondo me, se lei è stata vittima di, razzis di razzismo, eh, cosa ne pensa appunto? Guarda, io al di là delle mie posizioni personali, intanto vivo eh, in un club dove c'è molta attenzione a ogni forma di, eh, di razzismo, ogni forma di discriminazione eh, e questo. Ehm, la cosa ovviamente mi fa piacere. Dal punto di vista personale è chiaro che non posso essere eh, a favore, contro ogni forma di, eh, di razzismo e quindi a favore di ogni forma politica portata avanti dal nostro club. Su quello che è successo sono due discorsi abbastanza che poi faranno discutere sempre. Eh, tutti, tutti, nessuno escluso, è eh, contro ogni eh, violenza. Ogni violenza nei confronti delle persone e poi eh, la sentenza che, che ha fatto discutere si può essere d'accordo o meno, ma è una sentenza pronunciata da un giudice in quanto tale va rispettata. No, no. Simone Brianti, Gazzetta di Parma. Salve mister. Salve, eh, buongiorno. To torno, torno un attimo sul campo, abbiamo parlato dei giocatori che sono stati via, però in queste due settimane ha lavorato con un buon gruppo di giocatori, ha avuto modo di, con Lugano di, di, anche di vedere quei giocatori che forse sin qui hanno giocato meno e le chiedo in questo senso quali risposte ha avuto da questi giocatori, penso magari a Ciolac che magari negli ultimi mesi ha giocato un po' meno e quindi le chiedo un po' se in qualche modo l'ha messa un po' in difficoltà anche nelle scelte per il futuro. No invece io sono, non, queste partite servono soprattutto non tanto a me ma ai, ai ragazzi, e non è semplice fare una partita amichevole a insomma, campionato inoltrato, le squadre che trovi sembrano sempre squadre che hanno eh, difficoltà d'organico per problematiche di nazionali. Mentre una partita mi ha dato molte indicazioni, ma non solo a me, ai ragazzi stessi, uno su tutti: Ciolac, ma anche lo stesso Charpentiero, lo stesso Partipilo, e Di Valenti, Ansaldi che è tornato. È una partita che ha dato delle buonissime indicazioni. E uh, a loro per ritrovare anche una forma, un certo tipo di clima a gara. E bene, va bene così, perché continuo a dire che abbiamo bisogno di tutti, perché ognuno può essere determinante, non tanto nella quantità, ma nella qualità. Magari può essere determinante uno spezzone di gara e ci permette di vincere una partita, che possa essere di Antonio Ciolac o di Partipilo o di Anzaldi, tutti dentro. E perché è una parte terminale finale del campionato in cui le energie ne abbiamo bisogno da, da ogni parte. Una domanda invece sul Catanzaro, le chiedo quanto può essere insidiosa una partita come quella contro il Catanzaro a rientro da una sosta e cosa teme di più del Catanzaro? Ma sul Catanzaro bisogna solo esprimere... E, uh, complimenti nei confronti del club di Vivarini per il, lavoro, per il lavoro svolto. una squadra che ha idea, identità, eh, di un lavoro di continuità anche nel, nel tempo. e Ragione per cui noi la nostra prestazione eh, deve essere fatta di, di tante cose: di tante cose e eh, fatte bene. Eh, perché di fronte affrontiamo una squadra che assolutamente non è una sorpresa ma ha dimostrato tutto il suo valore per tutto il campionato. L'ultima? L'altra sera ha parlato di, di tifosi, ha chiamato un po' a raccolta i tifosi allo stadio e le chiedo quanto è importante e quanto può essere determinante in queste ultime otto partite, lo è sempre, l'apporto del pubblico magari, però in queste ultime partite dove si gioca magari punti importanti lo può essere ancora di più. Ma io continuo a, a credere in questo binomio con, con la città, una squadra così eh, con entusiasmo e vedere anche l'entusiasmo della nostra gente è sempre un valore aggiunto, è importante e, e, che continui questa, questo senso di unione. E, e mi auguro ovviamente anche a Pasquetto, in un giorno particolare, di poter rivedere quello che abbiamo visto poi nelle ultime gare al Tardini. Luca Ampollini, 12TV Parma. Ciao, mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ben ritrovato. Ehm, hai appena fatto i complimenti al Catanzaro, perché sta facendo sicuramente un campionato molto importante. È stata una delle sorprese più liete di questo torneo. Vivarini ha detto che il Parma ha grandi individualità ma è lì eh, probabilmente non perché gioca un calcio spettacolare o spumeggiante ma perché ha grande individualità valutazione mia molto personale mi sembra una valutazione un po' ingenerosa secondo me del lavoro che si sta facendo ma non, non voglio entrarci in questa situazione io quello che vedo da fuori vedo dall'altra parte un lavoro, una squadra e mi, mi sento di fare assolutamente i complimenti a Vogliarini. Tutto il resto sono concentrato a quello che dobbiamo fare noi, a farlo meglio e a fare le nostre cose sempre con, eh, con quell'umiltà quell giusta a volerle fare sempre meglio e sempre con un eh, cercando di eh, volersi migliorare. Più difficile in questi momenti eh, cercare di... Mantenere i giocatori concentrati, preparare le partite o respingere tutte le voci che arrivano sui giocatori. Bonny va di qua, Mamma va di là, nel senso, tutte le, le, le voci che chiaramente possono essere un po' destabilizzanti. Quanto è difficile per te in questo momento mantenere la barra dritta come dici tu? E mantenere la squadra sempre concentrata al prossimo No, Perché impegno. bisogna. Il nostro obiettivo è quello di ritornare a fare le cose che riguarda il campo. E il campo è tutto quello che è la partita, tutto quello che è le cose ordinarie. Ora noi dobbiamo preparare una partita che è il cadanzaro e farle bene, fare, lavorare bene di linea, avere un palleggio più veloce, attaccare la verticale e andare a fare gol. E concentrarsi su quello che è il nostro quotidiano. Per... per tanti motivi, ma il motivo più importante è quello che è la gara. Al centro c'è la gara, al centro c'è la partita e domani è la partita, dopodomani è la partita che è quella col Cadanzaro, contro un avversario in cui bisogna fare veramente, la nostra prestazione deve essere elevata al massimo. Poi gli occhi in quella direzione. Ultima da parte mia, Valenti è pronto, poi le scelte sono evidentemente le tue. Anche per scendere dall'inizio è ancora un po' presto in campo? Intendo. Ma no, mai. E, eh, come del resto per tanti giocatori che non giocano da tanto tempo ha bisogno solo di giocare. Lautaro ha fatto una buona eh, diciamo, preparazione eh, però ovviamente ha bisogno di, di giocare. Per me è, mh, è uscito anche molto bene sono contento del, del suo continuo miglioramento è eh, chiaro che poi ha bisogno solo della partita è pronto e poi da valutare di partita in partita Giancarlo Ceci, Stadio Tardini.it Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno Allora, innanzitutto parliamo della sosta eh, hai avuto difficoltà, ci sono stati problemi di solito dopo la sosta abbiamo sempre visto un Parma che non sempre è stato il migliore Parma visto in passato ma oggi sentivo l'intervista di anche di Pioli no? che diceva eh, doveva giocare contro la Fiorentina, dice anche loro dopo eh, le soste, così come la Fiorentina. Io credo che sia un problema un po' di, di tutti. E quando le squadre, così comunque per, in pieno campionato, devono stare ferme 15 giorni e, e riprendere il ritmo. Quindi è una situazione che riguarderà tutte le squadre e mh, quindi un po' ci viviamo, ci dobbiamo convivere, ma dobbiamo essere bravi subito a ripartire. Quindi sarà un catanzaro diverso che affronterai perché avrà cinque giocatori che all'andata non c'erano. Sì, non c'erano, però l'idea, la, la struttura, la filosofia è la stessa. Mi sembra che non sia cambiato nulla. Eh, è una squadra che mh, che è uguale, migliorata nel tempo, ma ha solo trovato continuità o più continuità, ma non è cambiato. Cambiata negli uomini, ma non nello stile. E in effetti, gioca sempre un calcio molto offensivo, fatto sul possesso di palla, però ha preso 5 gol all'andata. Quindi ti aspetti un Catanzaro che Vivarini schiererà in modo un po' più prudente? No, ma la partita è, è un'altra partita. Un'altra partita, un altro momento, un altro tempo, con due squadre eh, che stanno bene. Credo ci sarà, sono convinto, una bella gara perché due squadre vogliono giocare a calcio, ma quello che è stato. Non, insomma, è totalmente un'altra gara. Tommaso Rocca, Parmalive, buongiorno, mister. Buongiorno. Da aprile dell'anno scorso tre sconfitte e più quella ovviamente ai playoff da Cagliari. Cosa è scattato un anno fa e quanta consapevolezza vi dà per queste ultime otto gare? E, quello che c'è stato è, però non è d'aprile. Il nostro è un percorso di 18 mesi di lavoro, di continuità. Figli anche di quelli sali e scendi del Giro Unite Andata. È, come del resto per tutti, ma ovviamente... E per una squadra, anche per i miei ragazzi giovani, vivere questi momenti gli è servito a tutti per avere una maggiore consapevolezza di se stessi e una maturità diversa. Contro il Lugano, abbiamo visto un centrocampo meno di sostanza e più di palleggio e qualità. Bernabé, Sipriani è una coppia che potremmo rivedere anche in questo finale di stagione. Ma è, è, per me, sì, per me, vale. Quando c'è una struttura. Uh, di, uh, di clima, di gruppo, di, di, uh, di voglia di stare insieme con un'idea di gioco abbastanza definita, io credo che uh, sono dettagli questi e dipende tanto poi anche dal, dal tipo di avversario che uno affronta. Lorenzo Fava, Spor Parma. Buongiorno, mister. Buongiorno. Provo a chiederle qualche curiosità, essendo l'ultimo, eh, qualche curiosità in evasa. La prima che le chiedo su Osorio, volevo sapere, siccome non ha mai giocato al rientro dalle pause, era successo a Catanzaro alla quinta, contro il Como alla decima e alla quattordicesima contro il Modena, questa volta però il difensore venezuelano è tornato con qualche giorno d'anticipo, questo cambia le, le sue scelte oppure il viaggio eh, transatlantico pesa sempre su Osorio? Sì, eh, quello pesa e eh, pesa un po'. Ovviamente per tutti, lui è sempre, prima c'era anche Circati dentro nei viaggi di ritorno, questa volta no, però il discorso di Osorio, in questo caso possiamo dire che questa sosta un po' più lunga ci ha permesso di avere qualche giorno in più per recuperare uh, Osorio, ma soprattutto per lui per avere maggiore ore a disposizione, per essere in, uh, sicuramente in una situazione diversa rispetto a quella vissuta nelle precedenti occasioni. Non si sbilancia comunque. Si no, che cercare. è pronto sicuramente è diverso e ha più energie, più, uh, più recupero, più ore di recupero okay. rispetto al passato. A proposito di energie sui singoli, sta pesando il, il Ramadan su, su quei giocatori di, di fede islamica che sono parte integrante del gruppo del Parma, mi riferisco a Kamara, Koulibaly, sono magari ecco, due giocatori dove ci sono anche tanti ballottaggi. No, eh, io a vederli, ma anche l'anno scorso mi hanno dato, soprattutto in quel periodo, sono stati eh, il periodo più, anche più importante nostro, con Coulibaly anche in mena a ad l'anno scorso. E Camarà lo stesso, e, a parte la febbre che ha avuto Coulibaly qualche giorno, eh, li vedo perfettamente dentro il gruppo con le stesse energie e con la stessa forza Ci sono 48 ore dalla partita quanti dubbi di formazione ha in mente quali giocatori la stanno magari mettendo in difficoltà in questa pausa che nel, A vederli nel reparto offensivo abbiamo tutti i giocatori nelle migliori condizioni e veramente il dettaglio per quello che farò le scelte finali per la partita eh, perché sia in fascia che nella zona centrale eh, anche in mezzo al campo perché in mezzo al campo l'ultima gara abbiamo giocato in un modo domani, domani dopo domani possiamo giocare in un altro modo eh, stanno tutti bene e sinceramente sicuramente fino alla fine i miei dubbi me li porterò dietro. Bene, grazie a tutti, a lunedì per Parma Catanzaro.